Arrivò a Bobbio nel 1949, esattamente 70 anni fa, l'imprenditore Domenico Ludovico, pugliese di origine, lungimirante di vedute e campione di generosità. Cercava un luogo adatto dove far nascere il grande caseificio che da lì a pochi anni avrebbe dato lavoro in valle a centinaia di stalle e più di 130 operai. La Ludovico è stata per la Valtrebbia come la Fiat per l'Italia e ieri nei chiostri di San Colombano a Bobbio il sindaco Roberto Pasquali ha annunciato che sarà presto intitolata una via a ricordo di Domenico, che aveva combattuto in Grecia ed era stato anche partigiano. L'occasione è la stampa del libro Domenico Ludovico, il re Mida della mozzarella, scritto dalla docente Bruna Boccaccia e presentato alla prima serata della Settimana della Letteratura, che prosegue a Bobbio fino a sabato. La voglia di non fermarsi mai e di non arrendersi mai di fronte alle difficoltà, questo è quello che mi ha dato maggiore forza e anche la forza di riconoscere quando era il momento anche di mollare, perché non sempre bisogna essere puntigliosi eccetera, e questo me l'ha insegnato. Mio papà è stato un grande maestro con i suoi aneddoti, con i suoi modi di dire le cose. Questa non è proprio una biografia di Domenico Ludovico, piuttosto la storia proprio del caseificio Ludovico di Bobbio, che ha dato lavoro a tante persone a Bobbio e anche nell'intera Valtrebbia, si può dire. Fra i vari appuntamenti della Settimana della Letteratura di Bobbio, mercoledì sera alle ore 21 interverrà inoltre lo scrittore Paolo Colagrande per presentare il suo ultimo romanzo La vita dispari, intervistato dal direttore di Telelibertà Nicoletta Bracchi. La rassegna culturale si chiuderà sabato sera con la premiazione del primario di oncologia Luigi Cavanna come Piacentino dell'anno 2019.